Via Volpi a riposo precauzionale. Comunque possiamo anticipare che la campionessa d'Italia sarà presente, difenderà i colori italiani a Barcellona insieme a Veronica Servente. Prima delle romene sulla pedana del corpo libero Eugenia Popa ieri dopo il programma degli obbligatori occupava la undicesima posizione, mentre a livello individuale c'era un'altra romena al primo posto, Lavina Milosovici, davanti a Tatiana Guzzu, Tatiana Lisenko terza, quarta un'altra romena, Maria Neculiza. La graduatoria dopo la prima rotazione a livello individuale vede al primo posto la ex sovietica Tatiana Guzzu, Eugenia Popa ora inquadrata a 19 anni, ha rappresentato in un periodo di basso profilo per la ginnastica femminile della Romania l'elemento di punta fino alla presentarsi sulla scena internazionale e alla successiva consacrazione.